Ehi, Luca! È già cominciata? Difficile dirlo, non credo. La signora Neumann Zöckler è qui, ma è come se non ci fosse. Ciao! Buongiorno! Buongiorno, signora Neumann Zöckler! Non trovate che sia una splendida giornata? Molto bene, allora. Su! A cosa vi fa pensare quest'opera d'arte? Osservatela e lasciate fluire i vostri pensieri. Non siate timidi. Va bene, parliamo di arte, perciò non dovete trovare la risposta giusta. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ci siete solo voi, le vostre meravigliose idee e sensazioni. Jan? Forse l'artista ha avuto incidenti col motorino, come Mark, e l'ombrello gli serve per proteggersi. Bravo! Ecco, questa può essere un'idea. Hai fatto un'associazione. Un buon inizio, Jan. Bene, adesso cercate di entrare di più nell'opera d'arte. Aprite la vostra mente. Cercate di sentirla come se vi sfiorasse con la punta delle dita. E lasciate che vi tocchi il cuore. Melchior! Che vi sfiori l'anima. Melchior! Ragazzi, riesco a sentire l'arte sotto le dita dei piedi! Dammi l'arte in faccia, fa male! Comunque l'arte è... Ma che ci fai tu qui? Beh, non riesco a risolvere quell'indovinello. E a casa mi annoiavo. Distrarsi fa bene a tutti, mi pare. Non guardarmi! Io non c'entro. Aiuto! C'è stato un furto, direttore! Che cosa? I gioielli dello zar spariti! Mi aveva garantito la massima sicurezza per la mia scultura! È uno scandalo! Meno male, è ancora qui! Immaginate che cosa poteva succedere! Non riesco a immaginare chi potrebbe voler rubare una cosa del genere. Polizia, Steffi Schuster, mi fate passare? C'è la polizia! Grazie. Steffi Schuster. Buongiorno. Che è successo? È scattato l'allarme? Mia madre! No, l'ho fatto suonare io. Ero venuta a prendere quella cornice barocca per controllare le sue condizioni e ho visto che le vetrine erano state ripulite. Quindi quando è entrata nella sala le vetrine erano vuote ma l'allarme non stava suonando? E no, l'ho attivato io. E sa dirmi chi fosse nella sala prima del suo arrivo? Allora, quando voi siete usciti sono andata nel mio ufficio. E lo ha attivato il sistema di allarme? Naturalmente. Sicura di averlo fatto? Al 100%? Certo. Sì, credo di sì, cioè, di sicuro. Porto via la mia scultura immediatamente e vi prometto che ve ne farò pentire. Aspetti un attimo, signor Mala, la prego lasci che le dia una mano. Ah, questo furto è una vera catastrofe. Non lo so. Quando si saprà, nessun artista vorrà più esporre da noi. Lei è licenziata. Cosa? State calmi ora. Non mi sembra il caso di lanciare accuse. Prima di tutto dobbiamo cercare le prove sul posto e poi raccoglieremo le vostre testimonianze in centrale. Grazie. Ok? Faremo come dice. Ma finché il caso non sarà chiuso, non voglio più vederla qui. Signora Baumann,